Ciao ragazzi, siamo di nuovo qua sulla UEFA Champions League stavolta contro il Real Madrid Milan. Ci sarà delle belle da vedere. E vediamo se vinciamo contro il Real Madrid. Adesso ci sentiremo tutto l'inno della UEFA. E ci sentiamo tra poco, quando finisce. Comunque siamo a Madrid. Davvero di un appuntamento fondamentale nella stagione. Ci sono soltanto due posti per la finale. La semifinale. Real Madrid Milan. Ok ragazzi, cominciamo l'avventura. Via la gara. Real Madrid e Milan. Larga il gioco. Vediamo se crossa. Con Dai, la testa. faccio un gol. Raúl Albiol allontana il pericolo. Occhio perché prova. Ah, peccato. Ha perso un pallone Bel tentativo. pesantissimo e per poco non pagavano con il gol. Bel tentativo. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Dai ragazzi, prendete la palla sta in Guayang, come fate? Palla a Pepe. Prendete a Pepe. Che colpo! Meno male. Grande portierone. Siamo Ronaldo, specialista sui calci d'angolo, attenzione. Spazio per la ripartenza. Didaz, la risolve lui. Emanuelson, Via via. Robinho, Montolivo, Didaz. Non ha trovato il tempo Ah, giusto peccato. per il suggerimento. Dai vai. Ha servito male il compagno. Balotelli è un'autentica mina vagante in area di rigore. Montolivo recupera un pallone interessante. C'è Montolivo. Dai, passiamo là però. C'è Montolivo. Robinho può crossare in area. Dai. Attenzione, può tirare. Ah, peccato. Mi sono fatto sfuggire. Palla Higuaín. Vedete Higuaín, dai. Sotto, adesso. Andate sotto. Bravo. Bravo. Ok, bravi. Così i contrasti, così. Vi voglio. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Attenzione! Ci prova! Dai. Qua ci sono. Può ribadire in rete. Ah. Pepe. Di Maria. Di Maria.
Bel contropiede che ha fatto. L'arbitro controlla il cronometro. Di Maria. Mesut Özil. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Vabbè. 0-0 alla fine del primo tempo. Tutto ancora in bilico. Secondo tempo, ragazzi. Ecco che comincia la seconda frazione di gara. Passa, passa. Questa è un'azione fantastica. D'altronde conosciamo bene la sua capacità nel saltare l'uomo. Robinho rimane sul posto. Il recupero, pericolo, ci prova. Emanuelson si fa vedere. Xabi Alonso. Dai. Cerca la profondità. Buona azione. Ah, peccato. Di Maria, c'è l'errore nel tocco. Modric, Xabi Alonso, ottima chiusura difensiva. Via via via, passa, passa. Ma dai, Balotelli, passa però. Rischi, allontana il pallone. Tocco preciso. C'è Cristiano Ronaldo. C'è Özil. Dai, prendela però, dai. Dai ragazzi. Sotto. Sotto Özil. Palla Higuaín. Se lasciamo giocare così, ragazzi, però. Robinho. Su Robinho. Va. No, adesso. Di Daz. Palla a Robinho. Ma dai. Sbaglia il suggerimento. Emanuelson. Passala però. Ma dai, passa. Va l'azione personale, viene fermato. Buon recupero. Passano i minuti. Emanuelson. Ottimo. Passala. Recupero. Tocco profondo. Ma chi? Ma chi? Ma chi? No, non ci sono più. Tocco profondo. No, è finito ormai. Sergio Ramos approfitta di un brutto passaggio. Il vuoto del pubblico. Zero. Chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Fischio finale dell'arbitro che chiude qui il match. Sicuramente puntavano alla vittoria, che non è arrivata. Partite così vorresti che non finissero mai. È stato davvero un bello spettacolo, con i giocatori che hanno dato il massimo. Sette. Dal primo all'ultimo minuto. È davvero tutto. Un saluto alle prossime. Vabbè ragazzi. Adesso vediamo London FC con Bayern Monaco. Ha vinto il London. Azzurra, lo zero. Vabbè, ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti.